Io vabbè, pensavo volesse leggere i comunicati. Buonasera, allora, la relazione di questa sera di Fabio Papalia riguarda un giornalista che è stato assassinato, uno dei tanti assassinato dalla mafia. Quindi rientra in quel programma, in quel ciclo di conferenze a cui è stato dato il titolo I giorni della civetta. Naturalmente, se lo portiamo al singolare, il giorno della civetta, sappiamo di che cosa si tratta, di Leonardo Sciascia, che ha scritto questo libro e che noi abbiamo trattato, mi pare, 2 anni fa, sì, invitati dal convitto Campanella. E il giorno della civetta, che è appunto un classico giallo, e come è noto, Sciascia amava i gialli, ne ha letti, dice lui stesso, ne ha letti centinaia nella sua vita. E questo è un giallo in cui viene ammazzato un sindacalista, al solito, dalla mafia, viene mandato da Parma un carabiniere che dopo riesce a trovare i colpevoli, eccetera, eccetera, poi però torna a Parma e gli dicono un giorno, dice no, lascia stare perché qui abbiamo sistemato tutto, eccetera, eccetera, al solito. Lui però decide poi di ritornare e si interrompe là il lavoro di Sciascia. Naturalmente vuole mettere al solito, vuole vedere, mette in evidenza i contrasti tra un modo di pensare siciliano, quello del nord, dal resto ancora del 61, mi pare, 60-61, diciamo, quindi di molto tempo fa. Quindi questo per spiegare il titolo. Beh, chi era Mario Francese? Lo dirà naturalmente il relatore, non voglio rubare neanche una parola perché abbiamo da leggere sia un comunicato della regione siciliana e sia un comunicato anche che ha mandato il figlio del giornalista ucciso, e che poi mi pare che ha avuto un altro figlio suicida, sì, se non sbaglio, questo ha avuto un figlio che si è suicidato pure. Quindi passo la parola a Giannaiello subito. Ringrazio i presenti e ringrazio naturalmente i mezzi di informazione e anche Fabio Papalia per aver accettato il nostro cortese cenno di invito. Io passo intanto ai saluti del presidente della regione siciliana nello Musumeci, quindi che ringraziamo per la sensibilità dimostrata, e con vivo piacere e sincera gratitudine che porgo in rappresentanza della Sicilia un caloroso saluto a tutti i partecipanti alla conferenza odierna dedicata a Mario Francese, siciliano e giornalista vero. La vita e le opere di personaggi come Mario Francese rappresentano una importantissima testimonianza non soltanto del coraggio e dell'amore per la verità di cui i siciliani sono capaci, ma anche del prezzo tragico, altissimo e spesso gravido di conseguenze anche ulteriori, tragedie nelle tragedie, che si sono disposti a pagare in nome della legalità. Il pensiero al figlio di Mario, che decise giovanissimo di togliersi la vita dopo averla dedicata pressoché interamente ad indagare sulla morte del padre. Il mio applauso ed il mio sostegno dunque al circolo di incontri avviati dal Circolo Culturale Agorà, che va sotto il significato del titolo, che va sotto il significativo titolo dei giorni della civetta, una delle irrinunciabili iniziative attraverso le quali gli uomini e le donne che hanno pagato con la vita la difesa della legalità sono resi immortali. Leno Musumeci, presidente della regione siciliana. Qui invece abbiamo un saluto e anche una testimonianza di Giulio Francese, giornalista e presidente dell'Ordine dei giornalisti della Regione Sicilia. Allora, leggerò una parte. Gentilissimo signor Aiello, mi permetta di ringraziare lei e il Circolo Culturale Agorà per la bella iniziativa culturale dedicata alla figura umana e professionale del giornalista Mario Francese, mio padre. Ancora più bella perché inattesa.
e mi emoziona molto questa manifestazione di interesse a quasi 40 anni dalla sua morte per questo giornalista che tanto ha dato, compreso la sua vita per amore di verità e giustizia. Nella speranza di non essermi dilungato troppo, naturalmente qui c'è una serie di testimonianze molto, molto importanti che leggeremo adesso, diciamo, nella speranza di non essermi dilungato troppo e ringraziandolo ancora per questa iniziativa di cui spero di poter leggere gli atti e che mi emoziona profondamente, a voi tutti un caro saluto e lavoro di buon lavoro. Giulio Francese. Do adesso la parola a Fabio Paria che integrerà la sua relazione con il testo di questa importante testimonianza appunto di Giulio Francese. Buonasera, grazie per l'invito. Perché ho scelto di parlare di Mario Francese? Quando mi ha invitato a essere presente insomma, a una delle conferenze dell'Agora, saputo diciamo, il nome del ciclo dei giorni della civetta, ho pensato di raccontare la storia di Mario Francese. Perché è una storia che va raccontata. Bisogna sapere che questo giornalista coraggioso non solo fu ucciso dalla mafia, ma solo dopo 20 anni ebbe giustizia e fu riconosciuto dallo Stato italiano solo dopo 20 anni come vittima di mafia. Ora, io avevo preparato una reazione, così come mi aveva chiesto Gianni, sulla vita di Mario. Ma visto che abbiamo avuto la fortuna insomma, di avere una testimonianza da parte del figlio, ritengo che sia più giusto diciamo, dare la voce al ricordo che mi ha dato direttamente suo figlio. Mio padre, voglio ricordarlo, era cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, per il quale aveva raccontato le principali vicende di mafia dagli inizi degli anni 60. Fu il primo e forse l'unico a raccontare, in tempi non sospetti, l'ascesa del gruppo di Corleonesi capeggiato da Lodò Riina e Bernardo Provenzano, i loro affari, la loro strategia violenta, la loro pericolosità. Per molti addetti ai lavori era solo una banda di campagnoli, niente a che vedere con la ben più nota e aristocratica, con molte virgolette, mafia palermitana. Per Mario Francese no, i Corleonesi rappresentavano la novità, la minaccia. Aveva capito che a Riina e Company il ruolo di gregari stava stretto, che stavano ritagliandosi un ruolo sempre più da protagonisti, come dimostra la catena di delitti intorno al mega affare della costruzione della Liga Garcia, come dimostra l'uccisione del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Mario Francese gli stava addosso con le sue inchieste, raccontando questa escalation criminale. Voleva saperne sempre di più. Nel suo ambiente però lo consideravano uno fissato con i Corleonesi. I Corleonesi sapevano però bene chi era. Lo consideravano un pericolo per tutto quello che aveva scritto e quello che avrebbe ancora potuto scrivere. Così, quando decidono di dare l'assalto a Palermo e conquistare le leve di comando di Cosa Nostra, cominciano la loro mattanza proprio con l'uccisione di Mario Francese. Era il 26 gennaio 1979. Con l'attacco al Palazzo della Stampa e la morte di un giornalista, inizia il golpe di Riina. Da quel momento nulla sarà più lo stesso, inizia la grande carneficina. Nel giro di pochi mesi cadono uno dopo l'altro il presidente della DC palermitana Michele Reina, il capo della mobile Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova. Poi a gennaio del 1980 il presidente della regione Pier Santi Mattarella. E poi ancora decine e decine di cadaveri eccellenti che si sommano a quelli dei padrini della vecchia guardia che vengono sterminati in modo plateale. Ma nessuno sa decifrare chi e cosa c'è dietro questa strategia del terrore. Si parla di una nuova mafia spietata, ma nessuno l'associa ai Corleonesi. Bisognerà aspettare le confessioni del detective Ruscetta nell'84 per capire come stavano le cose e che cioè Totò Riina era l'autore di quel bagno di sangue e che aveva ormai conquistato lo scettro di Cosa Nostra. Altro che visionario, Mario Francese aveva visto giusto, ma nessuno l'ha fatto notare. Era già un morto dimenticato e lo resterà per 20 anni. Questa è la storia, in estrema sintesi, di un professionista con una grande passione civile, di un uomo buono e generoso, morto per i suoi ideali di verità e giustizia, un uomo che neppure le ripetute minacce hanno fermato, e di una famiglia che dopo un lutto devastante ha dovuto lottare contro un ingiusto silenzio per onorare la memoria e il sacrificio del loro capo. E per tutto questo ha dovuto pagare un prezzo altissimo. Giuseppe, mio fratello, il piccolo di casa, ha avuto un ruolo fondamentale per fare riaprire il processo. Ha riletto tutte le carte di papà, le ha trascritte, catalogate. Si è costruito una sua robusta cultura sulla mafia e nello specifico sui Corleonesi. È diventato giornalista perché gli altri giornalisti tacevano
ha scritto, ha fatto da pungolo ai magistrati che alla fine, dopo 20 anni dall'omicidio, su nostra richiesta hanno riaperto l'inchiesta e celebrato il processo che ha portato alla condanna di mezza cupola di Cosa Nostra. Giuseppe però quella lotta con se stesso e contro tutti l'ha pagata, si è stremato in questa rincorsa alla verità che era diventata la sua missione, la sua ragione di vita. La sentenza, la sua vittoria non ha cancellato il suo dolore e il grande vuoto che gli è rimasto dentro. E si è suicidato, forse pensando di andare finalmente a raggiungere papà. Ecco, ho voluto ricordare qui mio padre come esempio di amore per la professione e spero che il suo esempio, nel suo sacrificio, possano oggi essere considerati un valore per chi ancora crede nella necessità di un giornalismo che sappia scavare a fondo. E guardo ai tanti giovani, anche precari, che da questi esempi e da questi valori possono trarre la forza per andare avanti con efficacia e dignità, anche rischiando. Ed è pensando ai giovani che ho voluto ricordare l'esempio di mio fratello, uno che ci ha creduto, che si è impegnato, che ha saputo cambiare le cose rendendo giustizia al nostro padre, che di lui sarebbe più che orgoglioso. Sì, sono convinto che i giovani, se vogliono, possono provare a cambiare le cose che non vanno in questo paese. Questa era la bella testimonianza di testimonianza. Ora, da aggiungere, diciamo, rispetto a questo, qualche dato della vita di Francese, qualche dato curioso, diciamo. Lui era il terzo di 4 figli e dopo il ginnasio si trasferisce a Palermo da una zia, sorella della madre, per completare gli studi liceali e poi iscriversi all'università, facoltà di ingegneria. Il suo primo contatto con il giornalismo è all'agenzia ANSA, dove negli anni 50 entra come telescrimentista. Trova però spazio anche come giornalista, con la promessa di un'assunzione nell'organico redazionale, impegno che però non fu poi mantenuto. All'ANSA inizia a muoversi nel mondo dell'informazione e presto diventa corrispondente del giornale La Sicilia di Catania, per il quale scrive di cronaca nera e spaziale. Cerca una stabilità economica e dal 1 gennaio 1957 entra alla Regione Sicilia come cottimista. Anche la Regione mette in mostra le sue doti e viene nominato capo ufficio stampa all'assessorato ai lavori pubblici. Nell'ottobre del 58 l'assunzione alla Regione diventa definitiva e quindi, una volta raggiunta la sistemazione economica, il 30 ottobre dello stesso anno si sposa a Campo Fiorito, nel Corleonese, con Maria Sagoma. Dal matrimonio nasceranno 4 figli maschi. Nel frattempo, ha nostalgia di tornare sul pezzo. La collaborazione con l'ANSA va via via scemando, fino a quando nel febbraio 1960 si licenzia. Prosegue la collaborazione con la Sicilia, ma alla fine degli anni 50 gli si propone una grande occasione. Girolamo Armizzone lo chiama al Giornale di Sicilia. Dopo qualche tempo gli viene affidata la cronaca giudiziaria e in breve viene apprezzato e riconosciuto come uno dei più esperti conoscitori delle dinamiche mafiose. Nel 1968 la grande decisione, gli viene imposto di scegliere o la Regione o il Giornale di Sicilia. Coraggiosamente si licenzia dalla Regione Sicilia e, ormai divenuto giornalista professionista, prende posto in trincea per raccontare i fatti di mafia. Il processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, si è concluso nell'aprile del 2001 con la condanna di Totò Riina a 30 anni di reclusione e la condanna per la metà della cupola. Ergastolo per Bernardo Provenzano invece nel processo con rito ordinario. Così è scritto nella sentenza di primo grado, in cui si evidenzia che dagli articoli e dai dossier redatti da Mario Francese emerge una straordinaria capacità di operare collegamenti tra i fatti di cronaca più significativi, di interpretarli con coraggiosa intelligenza e di tracciare così una ricostruzione di eccezionale chiarezza e credibilità sulle linee evolutive di Cosa Nostra, in una fase storica in cui, oltre a emergere le penetranti diffuse infiltrazioni mafiose nel mondo degli appalti e dell'economia, iniziava a delinearsi la strategia di attacco di Cosa Nostra alle istituzioni. Una strategia eversiva che aveva fatto, si legge nelle motivazioni ancora della sentenza, un salto di qualità proprio con l'eliminazione di una delle menti più lucide del giornalismo siciliano, di un professionista estraneo a qualsiasi condizionamento, privo di ogni compiacenza verso i gruppi di potere collusi con la mafia e capace di fornire all'opinione pubblica importanti strumenti di analisi dei mutamenti in atto all'interno di Cosa Nostra. L'accusa regge anche in appello. La sentenza di primo grado viene confermata nel dicembre 2002. I giudici mettono nero su bianco che con la sua morte si apre la stagione dei delitti eccellenti e spiegano anche il perché. Mario Francese era un protagonista, se non il principale protagonista, della cronaca giudiziaria e del giornalismo d'inchiesta siciliano. Nei suoi articoli spesso anticipava gli inquirenti nell'individuare nuove piste investigative.
Francese quindi rappresentava un pericolo per la mafia emergente, proprio perché capace di svelarne il suo programma criminale in un tempo ben lontano da quello in cui è stato successivamente possibile, grazie ai collaboratori di giustizia, conoscere la struttura e le regole di Cosa Nostra. Nell'appello dell'ordinario viene confermato anche l'ergastolo per Bernardo Provenzano. In Cassazione, la sentenza del dicembre 2003 conferma i 30 anni di reclusione per Totò Riina. Nel 1993 è stato istituito un premio alla sua memoria, il premio Mario Francese, che viene assegnato periodicamente dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. E gli è stata intitolata anche la diga di Garcia, della quale aveva scritto. Esatto. Ora, lui rappresenta quello che è un giornalista di investigativo, cioè un giornalista che offre nei suoi articoli la notizia criminis alla lettura delle forze dell'ordine e della magistratura, e non un giornalista che semplicemente prende la velina dagli investigatori o dalle procure e l'amplifica semplicemente. Cioè un lucido giornalista che è riuscito a anticipare le piste degli investigatori, tanto che quando muore non viene inquadrato come delitto di mafia il suo omicidio. Quindi altro fatto curioso che a rileggerlo oggi a distanza di tanto tempo dovrebbe far riflettere: lui nel 68 lascia un posto sicuro e ben pagato, un posto pubblico alla Regione Sicilia, per entrare in un giornale. Oggigiorno mi domando chi rifarebbe una cosa del genere. Di solito assistiamo al contrario, la fuga dai giornali versa in una crisi editoriale sempre più profonda e che quindi non riescono a tenere destra e a poter garantire un giornalismo investigativo come l'esempio di Mario Francese ci ha donato. Però speriamo che, insomma, come ha detto lo stesso figlio, si riesca a tenere lui. Grazie. Grazie. Se ci sono delle domande, mi è meravigliato che siete parlato sempre poco, questo Mario Francese, rispetto ad altri giornalisti anche uccisi dalla mafia. Non si sente mai nulla. Probabilmente perché c'è stato questo lungo periodo per vedere riconosciuto, riconoscere l'ingiustizia. Tra l'altro, grazie all'impegno del figlio più piccolo, Giuseppe, che, come ha scritto anche lo stesso fratello, ha dedicato tutta la sua vita al riconoscimento degli assassini responsabili, alla punizione dei responsabili dell'omicidio. Il figlio poi è... Il figlio è riuscito a fare riaprire il caso, perché il caso era stato archiviato. Era stato archiviato come l'omicidio irrisolto. Nessuno aveva pensato quindi che la mafia potesse essere stata... Ma inizialmente non avevano neanche collegato, all'epoca non erano stati collegati quegli omicidi alla strategia dei corleonesi. Era stato lui a scrivere che... Ma lui aveva fatto delle inchieste di mafia, dove per primo aveva parlato della strategia dei corleonesi, per primo aveva nominato come commissione i vertici della cupola, fu il primo, l'unico forse, a intervistare la moglie di Totò Riina. Si dice che sia stato l'unico della bagarella e quindi quel periodo era l'unico a puntare il dito contro i corleonesi. Il momento in cui, la mafia, che ancora era al potere, era quella palermitana, però era l'unico a aver capito che c'era questa ascesa dei corleonesi. E lo uccisero proprio per questo, perché per evitare di fargli continuare a raccontare e a spiegare gli omicidi che poi si sono seguiti subito proprio su. Fu Provenzano che lo uccise. Sono condannati sia Provenzano che Totò Riina. Materialmente non si sa. Materialmente non si diceva Provenzano. Credo Bagarella che l'abbia materialmente un Bagarella. Ucciso per proprio un Bagarella. Ma penso che c'è stata una volontà precisa, secondo me,
o è l'incapacità di indagare in quel periodo? Forse c'è questo è stata una bella domanda, però a questo non c'è una risposta. No, peraltro, perché se lui indagava su questo, tenga presente che il primo pentito di mafia è, siccome i tempi, il primo pentito di mafia, stiamo parlando di un omicidio del 79, Buscetta stiamo parlando dell'84, sì. Erano tempi in cui non esistevano per esempio le intercettazioni mentali o telefoniche, certo, che ci sono, certo, oggi, cioè, erano anche altri tempi pure per gli investigatori, ma erano tempi in cui ancora c'era qualcuno che si ostinava a dire che la mafia non esisteva. Ma forse quel discorso sulla mafia non esiste, si voleva proprio non indagare, perché naturalmente c'erano personaggi, c'erano persone, c'era tanta gente che comunque faceva anche allora come adesso, quindi non farà fare, voglio dire. Ricordiamo, no, io, forse c'è stato un anno prima, era stato ucciso Aldo Moro, e forse la morte di Aldo Moro aveva impegnato un po', non lo so, tutti, perché naturalmente se ne parla ancora dopo 40 anni di Aldo Moro. Beh, il terrorismo, erano anni appunto, erano più rivolti verso il terrorismo, credo, almeno non so. Io mi chiedo, se si indaga, no? E non si va, non si riesce a trovare la strada, è possibile, mi chiedo, che non si va a guardare le scritte su che cosa? Sicuramente la sua condanna a morte, se si può dire, l'aveva scritta lui stesso, nel senso con tutti i suoi articoli, che faceva nomi e cognomi. Infatti, bastava rileggere quegli articoli quantomeno per invocare delle liste credibili. Secondo me chi doveva indagare, sì, ma diciamo che se non ha indagato assolutamente. Dei processi. O perché minacciato, perché terrorizzato, o perché preferiva inquieto vivere. No, diciamo che se ne è sempre parlato dei processi siciliani, se è sempre parlato contro, male, di tutto quello che è accaduto in Sicilia, nella magistratura, è stato. Se ne è sempre parlato, insomma, quindi forse rientra in questa, perché come ricordiamo c'è anche per magistrati, Falcone, Cosellini, eccetera, tutti gli altri. Il dei Vereni pure. Sì, c'è sempre stato anche tra magistrati. Sì, sì. Sì, ma infatti io. Lo so, voleva dire. Intanto penso che Francesi abbia voluto descrivere la nuova mafia, la nuova organizzazione gestita appunto dai Corleonesi, no? Che a differenza di quella del Sacco di Palermo era più feroce, più aggressiva. Il Sacco di Palermo era stato quel tratto di tempo, quel periodo dove appunto si era approfittato dei legami politici, sto citando Giancimino, Lima, no? Ma era racchiusa in interessi locali, alla cosiddetta mafia del Palermitano che ha citato lei. Questa dei Corleonesi era una mafia internazionale. Questa dei Corleonesi soprattutto era una mafia, diciamo, che ha fatto del proprio core business quella droga. Internazionale, che fa a rompere gli equilibri. Aveva vissuto rapporti con gli Stati Uniti più impegnativi, anche con il Sud America in ogni caso, no? E questo era il nocciolo. E quindi il francese incominciò il fatto della Liga in ogni caso è anche importante, ma gli interessi della mafia non erano solo della Liga, era qualcosa di più organizzato, di più vasto. Diciamo che la Liga probabilmente rappresentò la cassaforte da cui attingere per poi investire i soldi nel traffico di era il circuito praticamente nuovo di un business praticamente più grande che andava a coprire altri interessi internazionali. In quell'epoca mi sembra che con 1.000 lire investite nella droga riuscivano a fare 140 milioni. Sì, avevano scoperto questo pilone, quindi avevano bisogno di investire appunto nuovo merce, nuovo bene. Poi hanno lasciato la droga pure, mi pare,
non interessava più neanche la droga, forse poi mi pare che c'è stato un periodo successivo in cui la... No, diciamo che il disinteresse del grosso è quello appunto della droga, quello che dà il prodotto maggiore è quello della droga, non ce ne sono altri, poi probabilmente c'è stato anche fatto degli studi, delle scuole negative. Sì, poi quello è stato. Ma quello più fluido era questo della droga. Internazionale stiamo parlando, Sud America. Sì, parliamo sempre di chiari, non de... E le Alpi? Ma quello che era più importante, che adesso in ogni caso è la Drangheta, cioè oggi. Volevi dire qualcosa su questo? Sì, no, riportando l'argomentazione ad oggi, come stavate per dire, chiedo a Fabio Maria. Ci accorgiamo quotidianamente da queste operazioni che lo Stato comunque si sta rendendo questo eterno braccio di ferro uno spazio importante. Qual è la valenza del giornalismo di oggi, amplificato anche dall'importante da ciò che avviene online, per in qualche modo arginare questa prepotenza appunto del malaffare? Qual è la valenza e quanto ancora c'è da fare in questo senso? Ma guarda, diciamo gli strumenti cambiano, gli strumenti di diffusione, e c'è internet, la televisione, la radio, e probabilmente fra qualche 10 anni avremo degli strumenti ancora nuovi che ancora non immaginiamo. Però i ferri del mestiere sono sempre gli stessi: raccontare la verità, raccontare i fatti e mettere in condizione il lettore di farsi un'opinione. Questo secondo me resta la nostra missione. Ci sono giornalisti ancora che fanno questa investigativa. Mi pare che c'è quella donna che è sotto scorta. Come il giornalismo investigativo da noi è un po' rispetto agli Stati Uniti o per altri paesi. Il giornalismo investigativo, dicevo prima, ha un costo, perché il giornale di riferimento deve pagare per un tot numero di tempo, diciamo mesi, un giornalista che non produce articoli, non produce lavoro di redazione, diciamo di desk, per andare dietro a notizie. E con la crisi editoria, con l'editoria che c'è in atto, con i giornali che chiudono o che tagliano drasticamente il proprio personale, ora come ora penso che in Italia nessuno si possa permettere. Portare attenzione ai conti e quindi diciamo alcuni tipi di. E comunque l'Italia non ha mai brillato diciamo come sistema del giornalismo investigativo, a differenza della scuola americana o inglese, tranne appunto degli esempi invece meravigliosi come quello di Cioè Martino, un giornalista che affronta questa attività sa che cosa lo incontra, che cosa rischia, e quindi non tutti forse sono neanche disposti perché insomma parecchie le persone se si vuole fare un tipo di lavoro, così cambia lavoro, molti sono stati proprio. Ecco, lui ha scelto di impiegato ha scelto di fare giornalista, e molti oggi come dicevo anche a causa dei problemi dei giornali sceglierebbero di fare il contrario, purtroppo. Sì, qualcuno c'è, mi pare che qualcuno c'è ancora che fa questa attività un po' di investigativa, ce ne sono ancora i giornalisti, qualcuno c'è sempre, insomma, ma certo, sono ridotto ormai di numero molto, una volta ce n'è un di più, insomma, che deve essere iniziata dalla morte di Giuliano, il famoso bandito, quando è sceso, cercare di affrontare il problema della mafia. In realtà molti si sono cimentati nello studio di mafia. Anche Saviano, ma Saviano è tutto un'altra storia, non c'entra niente. Saviano più un po', insomma, siamo stati un usurpatore. Vabbè, comunque. Sì, quello che fa, sì, però.
francese è sceso. Cioè, sì, non è conosciuto per me. Infatti, non lo so, io non sono un tipo che leggo, che seguo, quindi già mangio. Quando già sono aspettate 20 anni. Sì, sì, ma quando già parte, quindi poi le indagini rallentarono. Sì, forse questo è stato. Quando già ne ho detto Mario Francesco, io sinceramente sono rimasto un po' così. Al contrario di altri, tipo Paolo. Sì, ce ne sono tanti altri che sono citati spessissimo. È strano che solo questo Mario Francese sia sceso proprio in silenzio. Non c'è nessuna. Non c'è stato. Certo che mi ha meravigliato molto, perché io sono uno che leggo, eccetera. Ma perché Mario Francese? Era poco, voglia. Appunto, sì, è stato veramente curioso. È stato veramente curioso. No, volevo il discorso del processo. Ma sono venuti fuori degli aspetti particolari che riguardavano appunto l'uccisione. Guarda, io non ho letto le tappe del processo, quindi non so dire questo. Però voglio dire, quello che abbiamo letto in un passaggio della sentenza mi sembra abbastanza eloquente sul perché è stato ucciso. Sì, va bene, perché è stato ucciso, venuto fuori. Quello l'ho ucciso sotto casa, stava rientrando dopo una giornata di lavoro, lo aspettavano sotto casa. Un classico, insomma, un classico smicciato. No, solo altro informativo, siccome si parlava del premio francese, lo hanno vinto pure giornalisti importanti, sì, quali Rinoni, Marrazzo, La Campanella, no, per dire, esatto, quest'anno per esempio... Esatto. Quindi comunque viene in qualche quindi modo... Viene tanto a persone che sono... Sì. Per quanto riguarda la domanda di prima, mi aggancio con un'altra. Quanto è importante oggi nell'ambito, per quel poco che si fa, rispetto alla velocità, quindi dell'informazione, dare credibilità a quello nell'ambito anche della giudiziaria, eccetera, quanto è importante dare credibilità alla notizia che viene diffusa, ecco, o sotto online, mi riferisco. La notizia deve essere vera. È chiaro che con la velocità ci possono essere dei rischi, però il lavoro di verifica va sempre fatto. Può esserci il rischio perché magari la fonte che ti dà la notizia sbaglia, e allora diciamo, oramai da quando ti arriva la notizia a quando la vedi online passa pochissimo tempo, quindi materialmente ti arriverà magari la rettifica successivamente, però il lavoro di verifica non può prescindere, diciamo, non si può prescindere dalla verifica della veridicità della veridicità della notizia. Forse il giornalismo investigativo però è stato un po' considerato forse superato, perché oggi con televisione eccetera, ogni cosa viene proprio... Non è questione di superato, perché è costoso, quello è il problema. Non c'è dubbio, ma oggi siccome siamo abituati ad avere un altro modo online con questo e minuto per minuto, quindi la notizia che giustamente ci vogliono mesi al giornalista. Sono direttore di un quotidiano online, sì, è chiaro che non rinnego online, però ci vuole anche, oltre al flusso di notizie, il tempo per rielaborarle un attimo e analizzarle e dare una lettura. Non c'è il dubbio questo, ma appunto per questo oggi siamo abituati a dare tutto in diretta, ed è quello che è il conto, insomma, del giornalista, perché non, poi si accetta quello che, ma in realtà il giornalista fa un lavoro, certo, sì, di mesi, giustamente, però è passo da mesi, e mesi oggi non è possibile, oggi tempi non è possibile, pensi, ma come, noi parliamo subito le notizie al momento che accade in diretta, dicendo... Sì, sì, no, confermavo, il live determina una... Ma non sempre, io per esempio seguo, no, perché c'è qua Fabio, ma seguo il giornale. Segui questo? Sì. E c'è approfondimento. Poi non voglio andare a fare, diciamo, contest editoriali, però
fare altri, menzionare altre realtà. È importante, come spesso avviene col notiziario, di fare credibilità e poi approfondimenti, insomma, dare un giusto mix, non perché l'avrei detto comunque, non perché c'è fatto. Perché spesso si legge questa velocità dell'informazione, sì, questo vario, io penso che però quanto veramente c'è di a parte, no, addirittura si va oltre il non ben chiaro, sì, ci sono opinioni eccetera che magari sono appunto la notizia viene bruciata subito se lo sapeva ormai, mentre prima no, prima poi sono cambiate, ecco, le fonti, no, perché adesso arrivano i comunicati, poi c'è il social, c'è ma nemmeno soprattutto oggi c'è già Facebook, Twitter, sta il redattore personale, Twitter, tutte le proprie impressioni, sì, eccetera, poi nasce pure qui. Bruciamo tutto in pochi minuti. Però anche qui il rischio è quello di avere sempre più, essere bombardati da notizie che però sono notizie non date da un giornalista, cioè il politico che ti comunica direttamente sui social non ha un filtro giornalistico, non ha nessuno che gli faccia le domande. Appunto, una volta c'era il giornalista che andava per esempio a intervistare il politico, oggi c'è il politico, dopo c'è il politico, si mette tutto, la trova su Twitter, fa il video su YouTube, è una cosa un po', appunto c'è stata una rivoluzione nel campo dell'informazione, e vabbè, così c'è poco da fare. Il problema è che se ne risente la credibilità, ne risente poi tanto la veridicità delle notizie, e la credibilità del tutto il sistema di informazione, perché poi, per esempio, basti pensare al fenomeno delle fake news, perché poi perde di credibilità tutto il sistema. Certo, soprattutto, perché poi vengono spacciate per vere, e sappiamo tutte queste notizie. Sì, anche colpa, diciamo, di poco approfondimento anche da parte di chi legge, dei fruitori delle notizie, sì, perché non ci vuole molto, ma già basta vedere chi è. Ma voi come va a succedere con la notizia? Voi pubblicate tutto su rete, mettete tutto, no, selezionate, sì, cioè, su quello che arriva selezionato. Certo. Un giornale, insomma, siccome io non sono abituato a seguire niente. No, io sono troppo. A me ancora io sono arrivato. Diciamo che mi piace la carta stampata, sì, sì, sarò... Così come arrivano la carta del bacio, la di carta stampata, arrivano anche a noi, perché se sono le loro, la carta stampata viene pubblicata di domani, noi la pubblichiamo subito. Però è chiaro che le fonti sono sempre. Le fonti non le chiedete sempre dalla carta stampata? Non dalla carta stampata, no, nel senso che io oramai una volta mandavano per esempio il fax, adesso mandano l'email, però un conto se. Le agenzie che li mandano? No, ma anche certe volte, no, per esempio le forze dell'ordine, le forze dell'ordine, pure tutto questo. Sì, i politici, i partiti, però un conto è prendere una nota di email da un indirizzo che già conosci. Certo. E sai che quello è effettivamente il portavoce, l'addetto stampa o la segreteria politica del partito, un conto è prendere una email anonima e parlare comunicare quello che c'è scritto. Certe volte si fa anche questo verifico, si telefona, scusa, me l'hanno dato tu questa email, sì, tu questo indirizzo, si fa anche io. Eh sì, perché con quello che c'è il giornatore che c'è la notizia. Sì, ma il discorso delle fake news è un altro, perché quello è quello di siti che invece prosperano pubblicando notizie volutamente false, questa è una cosa. Sì, c'è volutamente, quindi è una cosa grave. Che poi, si può anche cadere, naturalmente, accettare un falso senza sapere che sia tale, ma certe volte si sa che è falso. E quindi si no, viene proprio fatto apposta, ma questo diciamo è un argomento diverso. Sì, è la cosa che da come la presentazione. Va bene, se. Anche se a chiudere, insomma, è stato simpatico, tra virgolette, la fake news dell'Ucraina, no? Fabio, che a un certo punto. Ah, quello che. No, veramente non trovo. No, adesso ne posso io. Credo che si è finto morto. Sì, che poi non sono riusciti a. E poi il giorno dopo è detto. No, per dire un'altra situazione. Però che ogni giorno si guarda, no, quello è stato secondo me veramente inspiegabile e anche stupido, diciamo, ma non è che fossero ragioni, diciamo, sì, politiche, ragionate,
insomma, l'annuncio di una morte è... però se gli ha salvato la vita, sì, lo so, però è sempre... Ah, lì c'è stato un accordo con le due volte dei tempi. Sì, c'è stato un accordo. Ne subiamo tante fake news, che almeno questa è quella che ha salvato la vita, quindi... Però insomma, nei dettagli poi dire morto, è vero che succede negli ospedali, succede spesso. Lo dicevo l'altro giorno che uno dei più prestigiosi degli ospedali di Firenze telefonano a casa e dice: guarda che è morta sua mamma. Naturalmente poi che cosa c'è?